non è un condono, io ci tengo a precisarlo, per dare una risposta a quei cittadini che devono ricostruirsi una casa in un ambiente particolare, anche per esempio come il caso di Ischia, che però è stata colpita dal terremoto. È di tutta evidenza che questa è la necessità, dare la risposta anche a chi ha fatto domande di condono da tanti anni. Questo secondo me risponde, la norma risponde, e chi vuole strumentalizzarla perché ha letto la parola condono, quindi si stupisce, penso che sia fuori da ogni grazia di Dio. No, e non a caso infatti questo mi risulta che questo emendamento sia stato accettato, quindi cioè, sia stato votato, bocciato oggi in aula. Se vuol dire votato in aula significa che c'è una sensibilità che viene allargata a più persone, perché si converrà con me quando si dice che una persona sola non può decidere per tutti.